Shila Damadava ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Hare Krishna a tutti. Oggi continuiamo lo studio e la lettura dello Srimad Bhagavatam. Siamo al quinto canto, L'impeto creatore, capitolo 16, descrizione di Jambudvipa. Oggi leggeremo il verso 4. Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prashate Adeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Goravatta Vinda Vancha Kalpata Rubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, quinto canto, capitolo 16, descrizione di Jambudvipa, verso numero 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, leggo solo una volta il verso e poi leggiamo parola per parola. Vishiruvacha Navai Maharaja Bhagavato Maya Guna Vibhute Kashta Manasa Vachasa Vidigantu Halam Vibhuda Yushapi Purushas Tasmat Pradhan Yenahivam Vugolaka Vishesham Namarupa Mana Lakshanato Vyakyashamam. Rishi Uvacha. Shishukadeva Goswami continua a parlare. Na. Non. Vai. Certamente. Maharaja. O grande re. Bhagavata. Di Dio la persona suprema. Maya Guna Vibhute. Della trasformazione delle qualità dell'energia materiale. Kashtam, la fine. Manasa, con la mente. Vachasa, con le parole. Va, oppure. Adigantum, di capire completamente. Alam, capace. Vibhuda Yusha, con una durata di vita come quella di Brahma. Api, sebbene. Purusham, una persona. Tasmat, perciò. Pradhanena, con una descrizione generale dei luoghi principali. Eva, certamente. Bhugolaka Vishesham, le descrizioni particolari di Bhuloka. Bhuloka. Nama Rupa, i nomi e le forme. Mana, le misure. Lakshanata, le caratteristiche essenziali. Vyakyashama, cercherò di spiegarti. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Traduzione. Il grande Rishi Shukadeva Goswami disse: caro re, non c'è limite all'espansione dell'energia materiale di Dio, la persona suprema.
Questo mondo materiale è una trasformazione delle tre influenze materiali, Sattvaguna, Rajoguna e Tamaguna. Eppure nessuno potrebbe darne una completa spiegazione, neanche se vivesse tanto a lungo quanto Brahma. Nessuno nel mondo materiale è perfetto e nessuno nel mondo materiale è perfetto e una persona imperfetta non può descrivere in modo preciso questo universo materiale, nemmeno dopo prolungate speculazioni. Grazie. O re, cercherò comunque di descriverti le regioni principali conosciute come Bhugolaka, con i loro nomi, le loro forme, dimensioni e caratteristiche. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada. Il mondo materiale è solo un quarto della creazione di Dio, la persona suprema, ma è illimitato ed è quindi impossibile conoscerlo e descriverlo, neanche possedendo una vita lunga come quella di Brahma, che vive per molti milioni di anni. Gli scienziati e gli astronomi moderni cercano di spiegare la costituzione del cosmo e l'ampiezza dello spazio, e alcuni credono che tutte le stelle scintillanti siano differenti soli. Ma dalla Bhagavad Gita apprendiamo che tutte queste stelle sono simili alla Luna, in quanto riflettono la luce del Sole. Non sono dotate di luce propria. Goloka è quella parte di spazio su cui si estendono la luce e il calore del Sole. Perciò è naturale concludere che questo universo si estende nello spazio per quanto è dato a noi di vedere e comprende le stelle scintillanti. Srila Shukadeva Goswami ha ammesso che sarebbe impossibile descrivere tutti i particolari di questo immenso universo materiale. Non di meno, volle dare al re tutta la conoscenza che egli aveva ricevuto attraverso il sistema Parampara. Dobbiamo concludere che se non c'è possibile comprendere le espansioni materiali di Dio, la Persona Suprema, non potremmo certamente capire l'immensità del mondo spirituale. La Brahma Samhita 5.33 lo conferma. Advaita Chuta Manadiha Nantarupam Adyam Purana Purushanna Vayovancham. I limiti delle manifestazioni dell'energia di Govinda, Dio, la Persona Suprema, non possono essere valutati da nessuno, neanche da una persona perfetta come Brahma, né tantomeno da quei minuscoli scienziati, i cui sensi e strumenti sono così imperfetti che non possono darci nemmeno informazioni su questo universo. Dovremmo dunque considerarci soddisfatti delle informazioni che possiamo ottenere da fonti autentiche, come quelle trasmesse da un'autorità come Shukadeva Goswami. Leggiamo insieme il verso. Il grande Rishi Shukadeva Goswami disse: caro re, non c'è limite all'espansione dell'energia materiale di Dio, la Persona Suprema. Questo mondo materiale è una trasformazione delle influenze materiali, Sattvaguna, Rajoguna e Tamaguna. Eppure nessuno potrebbe darne una completa spiegazione, neanche se vivesse tanto a lungo quanto Brahma. Nessuno nel mondo materiale è perfetto e una persona imperfetta non può descrivere in modo preciso questo universo materiale, nemmeno dopo prolungate speculazioni. O re, cercherò comunque di descriverti le regioni principali conosciute come Bhugolaka. Golaka, sì. Golaka. Golaka. Giuro, scritto così. Con i loro nomi, le loro forme, dimensioni e caratteristiche. Bhugolaka è scritto tra parentesi.
Allora, stiamo leggendo questo capitolo, che è la descrizione di Jambudvipa. Qui è Shukadeva Goswami, grande saggio che parla a Maharaj Parikshit. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento a tutti i devoti qui nel tempio e ai devoti e amici che ci stanno seguendo da casa. Noi siamo molto fortunati a poter ogni mattina leggere lo Srimad Bhagavatam. E solo grazie alle spiegazioni di Srila Prabhupada possiamo cercare di comprendere qualcosa. Senza le spiegazioni di Srila Prabhupada per noi sarebbe incomprensibile, senza l'intervento del puro devoto. Allora, Shukadeva Goswami dice innanzitutto: caro re, non c'è limite all'espansione dell'energia materiale di Dio, la persona suprema. Io ho ripetuto quello che era scritto, infatti mi sembrava strano. Qui c'è scritto Golaka, quindi però Bugoloka. Yes, grazie. Quindi non c'è limite all'espansione dell'energia materiale di Dio, la persona suprema. Perché non c'è limite? Perché questa energia materiale è un'energia divina, perché proviene da Krishna stesso. In quanto Krishna, Dio, la persona suprema, è limitato, tutto ciò che proviene da Lui è limitato, quindi anche questa energia materiale. Shukadeva Goswami spiega anche che cos'è questa energia materiale. Questo mondo materiale è una trasformazione delle tre influenze materiali, Sattvaguna, Rajoguna e Tamaguna. Sattvaguna, la virtù, passione, ignoranza, e Guna sono le influenze, queste tre influenze, queste corde, che determinano appunto questo mondo materiale. Eppure, dice quindi, nonostante noi sappiamo che questo mondo materiale è una trasformazione delle influenze materiali, eppure nessuno potrebbe darne una completa spiegazione, neanche se vivesse tanto a lungo quanto Brahma. Perché nessuno può darne una spiegazione? Shukadeva Goswami dice: perché nessuno è perfetto nel mondo materiale. E tutto ciò che proviene da Krishna è perfetto. Quindi per dare una spiegazione di qualcosa che è perfetto dobbiamo avere gli strumenti adatti. E quindi proprio perché in questo mondo materiale nessuno è perfetto, una persona imperfetta non può descrivere qualcosa che è perfetto. Non può descrivere in modo preciso. Addirittura Shukadeva Goswami dice: nemmeno dopo prolungate speculazioni. Comunque sia, questa qui viene evidenziata l'umiltà, che è una delle qualità di un devoto avanzato. Ora cercherò comunque di descriverti. Quindi Shukadeva Goswami dice: comunque sia, per quanto sia difficile parlare e descrivere l'energia materiale di Dio, che dire di quella spirituale, io cercherò di farlo. E subito Srila Prabhupada ci dice che il mondo materiale è solo un terzo dell'intera creazione di Dio. L'altra parte, i tre quarti, è costituita dall'energia spirituale, dal mondo spirituale. Questo mondo spirituale che è chiamato Vaikunta. Vaikunta significa proprio senza ansietà. Mentre la caratteristica del mondo materiale è l'ansietà, la sofferenza, tutti sono ansiosi, vogliono avere più di quello che hanno, sono ansiosi di perdere quello che hanno, sono ansiosi perché hanno paura di dover morire, sono ansiosi perché hanno paura della malattia. Ogni giorno non si sa quello che succederà, quindi l'ansia è una costante nel mondo materiale. Nel mondo spirituale l'ansia non c'è, infatti i pianeti vengono chiamati Vaikunta, luogo senza ansietà. E tra questi pianeti spirituali ce n'è uno che è il pianeta supremo, che si chiama Goloka, che viene descritto come un fiore di loto. Un fiore di loto che ha migliaia di petali, e al centro di questo fiore di loto, come si chiama? La corolla. La corolla, cioè, viene adorato Krishna, Dio, la persona suprema, nella sua forma originale, che è la sua forma di Sri Krishna. E risiede in questa corolla nella casa di Madre Yashoda e di Nanda Maharaj. E tutti questi petali,
Queste migliaia di petali sono rappresentati dalle servitrici di Sri Krishna, dalle sue gopi, dalle sue eterne devote. E le foglie di questo fiore rappresentano la terra da pascolo, dove Krishna con i suoi amici porta le mucche, le surabi al pascolo. Questo è il mondo materiale, il mondo spirituale, questo è il pianeta supremo dove Krishna risiede e dove tutto è caratterizzato da conoscenza, eternità e felicità. Il mondo materiale è l'opposto, esattamente una cosa distorta del mondo spirituale, dove queste tre componenti che sono eternità, felicità, conoscenza, si diventano virtù, passione, ignoranza, tutto il contrario. Allora qui Prabhupada dice che gli scienziati e gli astronomi moderni non possono comprendere questa realtà. Qua dice Prabhupada, gli descrive minuscoli scienziati i cui sensi e strumenti sono così imperfetti, perché non possono comprendere, perché Krishna non si rivela a chi non vuole sviluppare la visione adatta per conoscerlo. Krishna dice nella Bhagavad Gita: io non mi rivelo agli sciocchi e agli ignoranti, perché Krishna è la persona suprema, quindi si rivela a chi vuole lui, e non si rivela a quelle persone che non vogliono sviluppare questa visione adatta per conoscerlo. E noi sappiamo qual è la visione adatta per conoscerlo, grazie alle scritture, grazie ai Veda. Quei devoti molto elevati che vedono con gli occhi della devozione nel profondo del cuore, questi occhi della devozione che sono unti dal balsamo dell'amore, solo a questi devoti Krishna si rivela. Quindi noi sappiamo dalla Brahma Samhita che queste due caratteristiche, amore e devozione, sono indispensabili per permetterci di poter comprendere e vedere chi è Krishna. Amore e devozione che riempie il cuore di coloro che servono Krishna senza nessun desiderio personale. Quindi non un amore e una devozione, come si può dire, superficiale, o un amore e una devozione a parole, ma un amore e una devozione che è reale, che è concreta, perché il puro devoto, il devoto che ha il cuore pieno di amore e devozione, agisce costantemente per servire Krishna. Una persona che ama qualcuno, una persona che ha devozione per qualcuno, come dimostra il proprio amore a quella persona, non lo dimostra dicendo io ti amo, come sei bello, come sei bella, o questo, quello, no. Come dimostra il suo amore? Agendo per soddisfare quella persona, quindi servendo. Per questo la nostra filosofia è una filosofia di servitori, non di serviti. Servitori vuol dire servire Sri Krishna, e quando Krishna è soddisfatto del servizio a lui reso, Krishna dice: chi è il mio devoto? Il mio devoto non è colui che dice di essere il mio devoto, ma chi è devoto del mio devoto. Quindi chi sviluppa questo desiderio di servire i devoti di Krishna, di servire il puro rappresentante di Krishna, perché questo è quello che fa piacere a Krishna, e questo è quello che Krishna dice. Noi vediamo nella Bhagavad Gita, Krishna non parla in terza persona, Krishna dice sempre io sono la fonte, io sono questo amo, io sono il seme che dà vita a questa energia materiale. Perché è in prima persona, è Krishna stesso che parla, e lui ci dice come soddisfarlo e come sviluppare quella visione adatta per vederlo, altrimenti Krishna non si rivela. Per questo scienziati tra virgolette, perché poi noi sappiamo che scienziato è colui che conosce la verità, questo significa essere scienziato, che invece ha una visione imprecisa, in realtà ancora può essere definito ricercatore più che scienziato. Comunque,
A queste persone Krishna non si rivela, proprio perché non vogliono, si rifiutano di sviluppare questa visione, perché questa visione richiede umiltà, richiede riconoscere che noi non siamo l'autore dell'azione, che noi non siamo al centro e che c'è qualcun altro, che c'è Krishna e che tutto dipende da lui. Andiamo nella Bhagavad Gita in diversi punti. Krishna, per esempio, nel capitolo 14, che si intitola proprio Le tre influenze della natura materiale, dice proprio: Sappi, figlio di Kunti, Kunti è un altro nome di Arjuna, che la vita di tutte le specie è resa possibile dalla nascita in questa natura materiale. E io, come dicevamo prima, sono il padre che dà il seme. Ambija pradapita. Qua dice, appunto dice io. E continua dicendo, la natura materiale è formata da tre influenze, virtù, passione e ignoranza. O Arjuna dalle potenti braccia. Quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale, subisce il condizionamento di queste tre influenze. In questo capitolo Krishna descrive ad Arjuna quali sono le caratteristiche di queste tre influenze. Quindi Arjuna, dopo che ha ascoltato, chiede a Krishna, mio caro Krishna, da quali sintomi si riconosce colui che ha già superato le tre influenze materiali? Come si comporta? In che modo le trascende? Quindi fa tre domande Arjuna. Quali sono i sintomi di colui che ha superato queste tre influenze materiali? Questa è la prima domanda. Come si comporta e qual è, in che modo le trascende? Di queste tre domande, la terza è la principale. Perché dice qual è il metodo, se c'è una disciplina che ci permette di superare queste tre influenze materiali. Perché se noi non le superiamo queste tre influenze materiali, superare significa trascendere, andare oltre, il risultato è che saremo costretti a rimanere qui, in questo mondo materiale, vita dopo vita, vita dopo vita, quindi a nascere, morire, malattia, vecchiaia, morte, eccetera, eccetera. Quindi Arjuna, che è devoto, per il nostro beneficio, perché Arjuna non è una persona ordinaria, è un puro devoto, per il nostro beneficio chiede a Krishna, così che uno non si possa confondere, quali sono i sintomi, come si comporta e come trascende, qual è il metodo. E Krishna risponde, Dio è la persona suprema, disse, quindi è Krishna in prima persona che parla. O figlio di Pandu. Questa risposta è la risposta alle prime due domande. O figlio di Pandu, chi non prova avversione per l'illuminazione, l'attaccamento e l'illusione, né prova desiderio per queste cose in loro assenza, chi non vacilla né si lascia turbare da tutte queste reazioni causate dalle influenze materiali, ma resta neutrale e trascendentale, sapendo che sono soltanto queste influenze ad agire, chi si situa nel sé e guarda con equanimità il piacere e la sofferenza, chi considera dello stesso valore la zolla di terra, la pietra e l'oro, chi è equanime verso ciò che è desiderabile e chi non lo è, e ciò che non lo è, chi è stabile, equilibrato di fronte all'elogio e al rimprovero, di fronte all'onore e al disonore, chi tratta con imparzialità l'amico e il nemico e ha rinunciato a ogni attività materiale, di questa persona si può affermare che ha trasceso le influenze della natura materiale. Queste sono le risposte alle prime due domande. Quindi, Prabhupada dice, in questi versi, Krishna spiega innanzitutto che colui che ha trasceso le influenze materiali non invidia nessuno e non desidera niente. Questi sono i sintomi, di una persona che ha superato, che ha trasceso in realtà le influenze della natura materiale. Non invidia nessuno e non desidera niente per sé. Lui agisce solo ed unicamente per soddisfare Krishna e i suoi devoti, i suoi rappresentanti. E non prova invidia. Non prova invidia vuol dire che non prova invidia neanche quando vede che un devoto riceve maggiori benedizioni o maggiori attenzioni. Non invidia. Perché è così soddisfatto del proprio servizio che non prova invidia. E la seconda domanda,
quando, che si riferisce al comportamento di un uomo che ha superato le influenze materiali, qui è descritto che un tale spiritualista non è mai turbato dagli onori e dagli insulti ingannevoli rivolti al suo corpo. Quindi non solo, perché uno potrebbe capire dagli insulti, no? Uno facilmente rimane turbato dagli insulti, ma qua innanzitutto Srila Prabhupada dice non è mai turbato dagli onori e dagli insulti. Perché? Perché è umile, perché sa di non essere lui l'autore delle azioni e quindi è una persona che ha trasceso le tre influenze naturali materiali, perché sa che tutto è sotto il controllo di Krishna. Non è lui che deve essere onorato. Infatti quando succede, no? Andando avanti nelle pratiche spirituali, che un devoto può diventare anche bravo nella predica, bravo nel canto, bravo in cucina, bravo nel conoscere tantissimi versi a memoria, può sviluppare tante qualità. La differenza è che un devoto maturo riconosce che queste qualità non sono grazie alle sue abilità, ma sono semplicemente una misericordia di Krishna che passa attraverso la Guru Parampara, attraverso il maestro spirituale e attraverso i devoti. Quindi non è mai turbato dagli onori. Perché? Perché riconosce che non è merito suo, per questo non è mai turbato, non si identifica in quelle abilità. E un'altra caratteristica è che compie i suoi doveri nella coscienza di Krishna, senza preoccuparsi di essere onorato o disonorato. Lui lo fa perché questo è il suo dovere. Nella Bhagavad Gita è spiegato che un devoto è felice quando compie il suo dovere, quindi quando agisce per soddisfare Krishna e i suoi devoti. Accetta ciò che è utile al compimento del suo dovere nella coscienza di Krishna. Non ha alcun desiderio materiale. E prova la stessa indifferenza verso il sasso e verso l'oro. Considera come un caro amico chiunque lo aiuti nel suo servizio di devozione, ma non odia i suoi cosiddetti nemici. Quindi è imparziale con tutti e vede ogni cosa con occhio uguale. Questo è il comportamento di un devoto che ha trasceso le influenze della natura materiale. Accetta ciò che è utile al compimento del suo dovere nella coscienza di Krishna e non ha alcun desiderio materiale. Quando Srila Prabhupada dice che non c'è desiderio materiale, vuol dire che non c'è solo il desiderio nel voler godere dei frutti dell'azione, ma non c'è neanche la ricerca di sforzarsi per ottenere qualcosa. E adesso arriviamo alla terza domanda, che è quella più importante. Qual è il metodo che ci permette di trascendere queste influenze dell'energia materiale? Allora, il metodo è questo. Questo è in accordo a quello che dice Krishna, la suprema personalità di Dio. Chi si impegna completamente nel servizio devozionale senza deviare in nessuna circostanza trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge il livello del Brahman. Qua c'è questo termine, Vyabhicharena, che significa proprio senza fallire, senza deviare. Questo non significa che non ci possano essere delle difficoltà o delle eventuali cadute, ma il devoto, ma una persona che ha trasceso queste influenze, si impegna completamente nel servizio devozionale, non ha altri desideri. Quindi il metodo per trascendere queste influenze materiali è quello di impegnarci completamente nel servizio devozionale. Impegnarsi completamente nel servizio devozionale al nostro livello significa seguire le norme e regolamenti che Srila Prabhupada e i suoi rappresentanti ci hanno dato. Solo in questo modo possiamo trascendere le influenze della natura materiale. In un altro punto, Krishna dice, allora, ok, sì. Questa mia energia divina, quindi questa energia materiale, anche qui la chiama energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Ma coloro che si abbandonano a me ne varcano facilmente i limiti.
Poi ci sono questi due termini in questo verso, Durattiaya e Prapadyante. Durattiaya che vuol dire che è molto difficile da superare. Noi lo vediamo, come questa energia materiale è causa di sofferenza, di ansia, di dolore. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può riconoscere che è difficile da superare. Già il fatto che prima o poi si deve lasciare questo corpo è difficile da accettare. Ma coloro che si abbandonano a me ne varcano facilmente i limiti, quindi non solo la superano questa energia materiale, ma ne varcano facilmente i limiti. Quindi questo che è così difficile da superare, questa energia materiale che è così difficile da superare, diventa così semplice perché noi ci abbandoniamo, solo se noi ci abbandoniamo a Shri Krishna. Abbandonarsi a Shri Krishna non significa sedersi, meditare, non fare nulla. Abbandonarsi a Shri Krishna significa agire per soddisfare Krishna, agire per soddisfare i suoi puri rappresentanti. E servizio devozionale è qualcosa di pratico. Ascoltavo in una lezione di una delle nostre guide che diceva proprio quali sono i sintomi che un devoto sviluppa se è sinceramente e seriamente impegnato nel servizio devozionale seguendo le norme e quindi di queste qualità che al nostro livello sono molto, molto lontane. E allora una delle domande è stata proprio, ma questa è solo teoria, ma non è teoria, ha risposto la nostra guida. Il servizio devozionale è pratico, la difficoltà è nel praticante che non si impegna così come dovrebbe, altrimenti il risultato è questo, che si varcano facilmente i limiti, si trascende. Perché il problema dell'anima condizionata, il nostro problema, è che proprio come Krishna dice, sviata per l'influenza del falso ego, l'anima spirituale crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. Quindi questo è il problema dell'anima condizionata ed è per questo che qui Srila Prabhupada ci dice che a queste persone Krishna non si rivela, che questi ricercatori non potranno mai conoscerlo perché il loro problema è che sono sviati a causa dell'influenza del falso ego, perché credono di essere ciò che non sono, ossia l'autore delle proprie azioni. Non solo l'autore delle proprie azioni, ma credo di essere colui che deve godere di queste azioni e si portano di conseguenza. E quindi Krishna a queste persone non si rivela. Krishna si rivela, come abbiamo detto fin dall'inizio, a coloro che vogliono sviluppare la visione adatta, seguendo una disciplina. Questo significa essere discepoli. C'è un metodo e bisogna seguire il metodo. E un altro punto molto importante nella spiegazione di Srila Prabhupada, appunto Srila Prabhupada spiega che Srila Shukadeva Goswami volle dare al re tutta la conoscenza, ma come? Quale conoscenza? Che egli aveva ricevuto attraverso il sistema Parampara. Questo è il metodo per ricevere la conoscenza e per ascoltare. Quindi, laddove c'è un predicatore sincero, un oratore sincero, la perfezione è se il discepolo è sincero, se vuole ascoltare il messaggio così com'è. Quindi dovremmo concludere, Prabhupada spiega, che se non ci è possibile comprendere le espansioni materiali di Dio, la persona suprema, non potremmo certamente capire l'immensità del mondo spirituale. Nei versi successivi noi leggeremo tantissimi aspetti che sono aspetti molto dettagliati, si parla di laghi incredibili, di montagne, di alberi, di dimensioni per noi improponibili, incomprensibili. E tutto è spiegato in maniera dettagliata perché questa è la fonte autentica di cui Srila Prabhupada parla. Quindi una persona onesta riconosce la propria ignoranza nel leggere tutto questo, diciamo qua. Non, tutte queste cose non le so. E quindi, se è sincero,
Prabhupada spiega, dovremmo dunque considerarci soddisfatti delle informazioni che possiamo ottenere da fonti autentiche, come quelle trasmesse da un'autorità come Shukadeva Goswami. Solitamente una persona atea che non vuole vedere Dio, cosa dice? Dimostrami, fammi vedere quali sono le prove. Ma è molto semplice spiegare che ci vogliono gli occhi adatti per vedere Dio. È come se, anche materialmente parlando, se io sono in macchina e succede qualcosa alla macchina, succede qualcosa al motore e vado in un'officina, come si chiama il meccanico? Siamo io e il meccanico che vediamo il motore. Noi vediamo la stessa cosa, vediamo il motore. Per me il motore è uguale a prima. Il meccanico che ha gli occhi adatti per vedere, perché ha gli strumenti, vede dov'è il problema, perché ha la conoscenza. Ma abbiamo gli stessi occhi, ma uno ha una conoscenza e l'altro non ce l'ha. Quindi allo stesso modo, quando le persone dicono: ma io non lo vedo Dio, non vedo questo, non vedo quello, come puoi tu credere a quello che c'è scritto in questi libri? Ma è molto semplice, perché per comprendere questa conoscenza noi dobbiamo avere gli occhi adatti. E in accordo con l'autorità della Brahma Samhita, del Bhagavatam, ci deve essere amore e devozione. Se non c'è questo, Krishna non si rivela. È per questo che ci sono solo teorie, 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 tante, tanta imperfezione. E concludo dicendo che ci vuole molta più fede a credere a queste teorie fallaci che piuttosto che credere a quello che è scritto in questi libri, che non a caso si chiamano Veda, che vuol dire proprio conoscenza. Ci vuole tanta, tanta fede a credere che da un'esplosione così sia nato tutto. Così come ci vuole tanta, tanta fede a credere che ci sia stata un'evoluzione fisica, mentre in realtà l'evoluzione è della coscienza. Ci vuole tantissima fede, molta più di quella richiesta per ottenere questa conoscenza da delle fonti autentiche. Vi rileggo il verso e concludo. Il grande Rishi Shukadeva Goswami disse: caro Re, non c'è limite all'espansione dell'energia materiale di Dio, la persona suprema. Questo mondo materiale è una trasformazione delle influenze materiali, eppure nessuno potrebbe darne una completa spiegazione, neanche se vivesse tanto a lungo quanto Brahma. Nessuno nel mondo materiale è perfetto e una persona imperfetta non può descrivere in modo preciso questo universo materiale, nemmeno dopo prolungate speculazioni. O Re, cercherò comunque di descriverti le regioni principali, conosciute come Voloka, con i loro nomi, le loro forme, dimensioni e caratteristiche. Infatti, una delle caratteristiche proprio dell'anima condizionata è che ha sensi imperfetti. Questa è proprio una caratteristica peculiare dell'anima condizionata. Quindi, con questi presupposti, non si può parlare di una conoscenza perfetta, sceva dall'errore. Di una conoscenza perfetta, precisa, dettagliata, puntuale. Neanche, Shukadeva Goswami dice, dopo prolungate speculazioni. Io vi ringrazio dell'ascolto. Se c'è qualche punto, qualche correzione. Sì. Se durante la lettura di questi testi noi ci imbattiamo in affermazioni che proprio non riusciamo ad accettare, cioè che proprio sono fuori la nostra concezione, diciamo ok, perfetto, fino a qua andava tutto bene, però questo non lo riesco proprio ad accettare, come ci dobbiamo comportare di fronte a queste cose? Allora, innanzitutto non dobbiamo cercare di comprendere con l'intelligenza, con il senso, con la mente, perché sono strumenti grezzi che non ci permettono di comprendere quello che è scritto in queste scritture. L'approccio a queste scritture deve essere lo stesso che ha avuto Arjuna. Dobbiamo essere discepoli e devoti nell'avvicinare queste scritture. E se non comprendiamo, perché non comprendiamo proprio perché noi siamo così, siamo limitati, quando si parla di persone limitate, di anime condizionate, non dobbiamo pensare a qualcuno che è all'esterno, siamo noi. Quindi quando non comprendiamo dobbiamo semplicemente
chiedere aiuto a devoti esperti o al maestro spirituale o ai devoti che non hanno dubbi. Se io ho un dubbio, come faccio a non avere più dubbio? Chiedendo aiuto a chi non ha dubbi. Così è spiegato proprio nella Bhagavad Gita. E non dobbiamo assolutamente cercare di comprendere con un nostro sforzo intellettuale. Neanche le austerità, neanche penitenze, neanche grandi attività ci permettono di comprendere queste scritture. Che dire della nostra intelligenza, tra virgolette, o della nostra mente? Non ce lo permettono, perché sono strumenti molto grezzi, sono superficiali, materiali. Quindi dobbiamo proprio mendicare, pregare di poter sviluppare perlomeno una visione da devoto, anche se non c'è la realizzazione, che è una conoscenza realizzata, dice, è solo un aspetto, perlomeno avere questo approccio. E se non ce l'abbiamo, perché la mente scalpita, l'intelligenza non accetta, allora dobbiamo avvicinare qualcuno che non ha questi dubbi. Per questo c'è la compagnia spirituale dei devoti, perché se non ci fosse la compagnia spirituale dei devoti, uno non potrebbe mantenersi spiritualmente, utopia, Prabhupada spiegava, vita spirituale da soli. Non dobbiamo dare modo alla mente di poter dubitare. Appena c'è un dubbio, appena c'è qualcosa, l'associazione, la compagnia dei devoti è l'unica medicina. Guru, sadhu e shastra, questi sono i tre punti di riferimento. Guru è il maestro spirituale, sadhu sono i devoti, chi è impegnato nella vita spirituale, shastra sono le scritture. E cercare di non comprendere con la nostra intelligenza, perché è molto limitata, è molto grezza come strumento. Qui adesso, quando andremo avanti, ci saranno delle descrizioni che uno dice: ma qua, ma dove sono? Qua parla di altezze incredibili, cioè, per dirti, un'altezza di una montagna che è 1.287.000 km. O laghi incredibili, alberi grandissimi, enormi. Non possiamo comprendere se non veramente. Per questo il punto principale è proprio che Krishna si rivela proprio a quei devoti che hanno sviluppato questa visione. Grazie all'amore e alla devozione che riempie il loro cuore quando servono Krishna e i suoi devoti. Con i nostri strumenti materiali non possiamo, non è possibile, perché questa conoscenza non può essere avvicinata con qualcosa di materiale, proprio perché è una conoscenza suprema, una conoscenza spirituale, e con i nostri strumenti che sono imperfetti, che sono imprecisi. Noi non possiamo comprenderlo, quindi dobbiamo elevarci a una piattaforma che è spirituale, una piattaforma trascendentale. E per fare questo è indispensabile seguire le istruzioni del maestro spirituale, quindi cantare Mamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seguire i principi, questo perlomeno ci eleva un po', e cercare la compagnia dei devoti che non hanno i dubbi che la mente invece perché la mente lei sa quali sono i nostri punti deboli e quindi va esattamente su quelli. Non so se risponde alla domanda. Jai Srila Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.